Ancora in studio e adesso siamo insieme a Bernardo Mennini, come ho fatto in questa ultima settimana della stagione. Vado a ringraziare anche Bernardo che ci ha tenuto compagnia ogni settimana con i nostri spazi informativi per i cittadini e oggi tracciamo un bilancio proprio con i servizi di ATA, me li abbiamo davvero spiegati a tutto tondo. Grazie anche Bernardo alla tua capacità di raccontarci anche in collegamento come no, non è da tutti. Insomma, raccontare come di fatto un servizio viene erogato, viene insomma, costruito e creato. Quindi grazie al presidente e all'amministratore unico di ATAM, Bernardo Mennini. Qual è il bilancio anche che fa ATAM di questo 2021-2022? Beh, un bilancio positivo perché veniamo dal periodo di Covid che ci aveva veramente messo in grandissima difficoltà, nonostante abbiamo retto anche con i risultati di bilancio, anche nei peggiori momenti del 2020 comunque siamo sempre andati in attivo. E il concetto generale è che i servizi sono quelli che a noi interessa pubblicizzare e sarebbe veramente, lo dicevo a te prima, abbastanza imbarazzante che qui si facesse l'autocelebrazione dell'amministratore unico. Non, diciamo, siamo qui pro tempore. La logica nostra è quella di dire abbiamo tanti servizi da promuovere perché gli utenti li utilizzino. L'idea nostra è quella di dire ATAM è l'azienda territoriale per la mobilità, quindi offre tutta una serie di servizi che devono essere percepiti come comodi. Questo è il concetto. Quindi partiamo con l'app sta funzionando, sta entrando davvero nell'utilizzo aretino perché funziona, non tanto perché è fatta chissà in che modo. È utilizzata perché è comoda, si è intuitiva. E va, che questa sta dando dei risultati importanti, così come anche i servizi offerti, sia bike sharing che car sharing, e poi quest'anno aggiungendo la velostazione, era qualcosa che non c'era, è qualcosa che sta prendendo campo, è l'offerta per chi la bicicletta ce l'ha, in un certo qual modo nell'ambito della mobilità non è un solo mezzo, ognuno di noi monta in bicicletta, poi scende la bicicletta, va in macchina e fa il percorso inverso, prende il car sharing, il Certo. bike sharing e quant'altro. L'obiettivo centrale è che tutti i servizi che offre un'azienda come ATAM, che è un'azienda pubblica, che è un'azienda della città, devono essere percepiti come comodi dagli utenti. Questo è il concetto generale. Quindi su questo noi vediamo che, superato il grave momento di crisi, perché quello della pandemia, stiamo tornando a dei livelli ottimi, Certo, diciamo, perché perché le macchine per non fortuna. sempre, ecco, ci ricordiamo, ma essersi chiusi in casa per tanti mesi Certo, significa non aver girare per quelle limitato app. la mobilità, Metà. assolutamente. Quindi la sfida è stata doppia e ovviamente, come abbiamo visto anche con la sfida della velostazione, Assolutamente, si è cercato assolutamente. di Di dare interpretare anche, il è una celebrazione cambiamento. della mobilità, in un certo senso della libertà. Chi ha una bicicletta e si può muovere, chiaramente la velostazione sotto Covid non avrebbe avuto senso. E averla oggi è anche il dire, beh, riusciamo a riprenderci i nostri spazi e riuscirlo a fare in modo sicuro e comodo, perché la velostazione ha anche la caratteristica, oltre che avere estremamente conveniente, come ricordiamo, costava 15 euro, sono 30 ingressi, quindi li puoi utilizzare quando ti pare, ma soprattutto hai un posto sicuro dove mettere la tua bicicletta, è un posto dove se hai la batteria, la ricarica, la tua batteria della bicicletta, la puoi ricaricare compreso dentro l'ingresso, quindi senza costi aggiuntivi, è una comodità, è un qualcosa che non c'era. E poi, come dicevo prima. Magari, ecco, prego, prego, No, no, concluda, dimmi, dimmi. amministratore. Dico, poi sicuramente chi deve scegliere tra autobus in questo momento, magari, e bicicletta lo fa più volentieri perché è un mezzo ecosostenibile e anche che ti fa stare all'aria aperta, quindi Diciamo senza che esporsi a rischi dell'affollamento, magari dei mezzi a volte. quello è una percezione, diciamo, qui l'obiettivo centrale è spesso e volentieri coloro che hanno una bicicletta hanno sempre un po' paura, dicendo dove la Di posso lasciarla. lasciare, al di là, diciamo, della paura del furto, ma insomma dove la posso lasciare, che non me la rovini, non ci siano le cose. Un posto come la velostazione indubbiamente è un posto comodo. Assieme a tutti gli altri servizi è quello che noi come ATA abbiamo voluto offrire. Ecco, c'è anche un dato importante che riguarda poi gli accessi ai parcheggi in questi ultimi mesi. Beh sì, sicuramente questo fa parte della mobilità, quindi il fatto che usciti dal Covid ci rimuoviamo, quindi riusciamo ad avere quella mobilità necessaria. Su questo nei prossimi mesi speriamo di riuscire a dare anche delle importanti novità, sia dal fronte del discorso Telepass, perché stiamo lavorando sempre per estendere anche Telepass su Cadorna in questo momento e poi in Mecenate, e poi per espandere l'utilizzo dell'app.
perché l'obiettivo finale dell'app è quello di aprire anche i parcheggi chiusi, quindi semplicemente utilizzando l'app Atam Parking, ancora questo non è possibile, sarà nei prossimi mesi, c'è uno sviluppo proprio per permettere in automatico di poter accedere al servizio, al parcheggio chiuso, facendo in modo che la sbarra si apra semplicemente con l'applicazione. Questa è una evoluzione sempre nell'ottica della comunità e della facilità di utilizzo, senza costi aggiuntivi, quindi la tariffa rimane la stessa, però sia più facile accedervi. Ecco, Menini, quindi un grande investimento di Atam da parte di Atam nell'innovazione. Sì, questo sì, più che altro nella facilità, l'innovazione utilizzata non come autocelebrazione, ma semplicemente utilizzare la tecnologia semplice, quella veramente che serve. Quindi l'investimento è un investimento assolutamente in linea con quelle che sono le possibilità di Atam, ma alla logica di dire lo si può utilizzare, cioè un investimento che possa essere immediatamente utilizzato dal nostro cliente, che è l'utente di tutti i giorni che va nei parcheggi. Bene, allora noi non possiamo che ringraziare l'amministratore unico di Atam per averci fatto compagnia in questi mesi. Ogni settimana il nostro appuntamento fisso con i servizi per i cittadini, quindi un grande in bocca al lupo ad Atam per tutti i servizi e i progetti con cui, su cui state lavorando, e ecco, ci rivediamo su Teletruria sempre sul 16, lo rimarchiamo perché insomma siamo arrivati a questo bel traguardo per avere un'emittenza che vada a coprire poi sulla scala regionale, ecco, i nostri telespettatori. Quindi ci ritroveremo sicuramente tornando a parlare dei servizi di Atam sempre su Teletruria. Grazie a Bernardo Mennini. Noi andiamo in pausa e rimanete con noi. Spunti e Spuntini continua.